finalmente una gioia, un petalo di fiore si è staccato e ha detto sì, siamo a Cecina in finale, in semifinale. Quindi le prime quattro della Toscana, le prime quattro squadre della Toscana di Serie C, una bella soddisfazione, una squadra contro una squadra senese che è venuta qua con l'intenzione di vincere, con tutte le prerogative per vincere, però noi siamo stati più forti alla fine del Salmo e quindi li abbiamo dominati. No, vabbè, questo è un bel traguardo anche per la società da un punto di vista d'immagine, arrivare alle Final Four di Coppa Toscana. La cosa più che altro mi ha fatto piacere stasera è che siamo riusciti a mettere in campo tutti i giovani, anche i ragazzi che non erano mai entrati in campo durante il campionato. E niente, siamo arrivati a questo traguardo, poi ora a gennaio vedremo, perché sarà un impegno tosto, perché saranno due partite ravvicinate in un momento della stagione un po' particolare, perché siamo dopo le vacanze di Natale, quindi però siamo contenti, stasera ho visto anche un buon atteggiamento da parte di tutti, quindi avanti così. Ora testa a Val di Sieve, che è altrettanto se non più importante. Il nostro presidente Mauro Castelli, stasera una bella boccata d'ossigeno contro una formazione che era venuta ad Arezzo per fare un unico boccone dei nostri ragazzi, dei ragazzi si è parlato, tre ragazzi, quattro ragazzi praticamente in campo contemporaneamente, dimostrano ampiamente che il valore dei nostri giovani è veramente ad alti livelli e quindi ci sarà un futuro non solo per loro ma sicuramente per la SVA. Sì, giustamente se non si provano i ragazzi su queste partite al di fuori diciamo, del campionato, quest'anno lo spazio è un po' difficile perché molte squadre dobbiamo giocarci punto a punto, quindi i ragazzi trovano sempre meno spazio. Oggi invece Marco ha dato molto spazio a questi ragazzi e devo dire che sono stati anche molto bravi. Ovviamente non sono quelli che devono fare 30 punti, però una partita un po' strana, un po' diciamo sotto quello che è il vero valore di tutte e due le squadre. Siena sicuramente non aveva il dente avvelenato come in altre occasioni, però insomma è la seconda partita che vinciamo con Siena e questo ci fa onore e in casa fa molto piacere.